8 milioni e mezzo di euro che andranno a finanziare 14 progetti presentati dagli 8 ambiti distrettuali sociali della provincia di Chieti. Seppur come ente istituzionale la provincia non ha competenze dirette nel sociale, ma ha comunque fatto da collante per riunire i comuni e instradarli verso la realizzazione dei progetti. Il comune di Chieti sarà capofila per autonomia degli anziani non autosufficienti, prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali e sulla Housing First, ovvero il contrasto alla grave marginalità sociale. Sulla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini sarà capofila il comune di Francavilla, mentre Guardia Grele sarà capofila nei percorsi di autonomia per persone con disabilità. Secondo me abbiamo fatto sul PNRR sociale un'operazione unica in regione perché noi abbiamo visto la mole di risorse che erano intorno ai 20 milioni di euro e abbiamo visto quanti progetti venivano finanziati per ogni linea di intervento e in accordo con il Comune di Chieti in prima battuta con l'assessore Mara Maretti e poi coinvolgendo gli altri 7 ambiti abbiamo cercato di fare gruppo. Tra gli investimenti uno vede capofila anche il comune di Ortona da circa 1 milione di euro per far fronte alla povertà estrema con la realizzazione di stazioni di posta. Uno di quelli più innovativi, parliamo di stazioni di posta intesi come locali dove senza tetto, persone che hanno problemi possono rivolgersi lì non solo per l'alloggio ma anche per avere dei servizi. E su quell'ambito noi abbiamo scelto chi era il capofila, tutti gli altri 7 vi erano e abbiamo fatto una ripartizione, come si dice win-win, tutti devono vincere, sapendo che queste risorse, come diceva lei, riguardano sì interventi fisici, ma riguardano anche interventi come dire, di aiuto, di prossimità. La povertà, l'emarginazione, l'integrazione.